Mi trovo all'interno di quella che a tutti gli effetti sembra un'astronave, una struttura fantastica, una struttura che ci porta nel futuro. Per la prima volta come Sky Sport possiamo effettivamente entrare, vivere già quella che è l'emozione, quella che sarà l'emozione, la voglia di tifare all'Olimpiade di Londra, perché siamo in questa struttura fantastica, l'Aquatic Center, che effettivamente sembra un'astronave, ma soprattutto è una piscina. Una piscina, la vedete, che ci porterà, speriamo, tante soddisfazioni con Federica Pellegrini, con le sue compagne, con i suoi compagni gli azzurri, che cercheranno di fare un bel bottino, e là in fondo anche il trampolino per Tania Cagnotto e tutti gli altri azzurri che qui cercheranno di regalarci forte emozione. È già un'emozione forte, devo dire, stare all'interno di questa struttura, perché è fantastica. Tra l'altro a Londra stanno costruendo tutti degli impianti riutilizzabili a fine Olimpiade, ossia anche questa struttura verrà mantenuta, la parte permanente, la parte della piscina, mentre verranno eliminate le tribune per ridurre la capienza e rendere questo luogo olimpico anche un luogo di sport, divertimento, di passione, di emozione anche dopo Londra 2012.